Buonasera a tutti e ben ritrovati a un'altra puntata speciale di Primo Piano Live trasmessa ogni martedì alle 21 sulla pagina di Facebook La Penna del Web, che eccezionalmente questa settimana, e non tanto il mercoledì alle 21. Seguiteci numerosi ogni martedì in diretta con nuovi ospiti di spicco. Ringraziamo gli organizzatori, la cantante Giovanna Nocetti, il pianista Roberto Barrale e il tenore Filippo Pina Castiglioni. Ringraziamo l'ufficio stampa Alessandro Paola Schiavi e naturalmente chi fosse interessato a partecipare ci può contattare la redazione a operalive2022@libero.it. Prima di passare alla nostra ospite che vedo già pronta, volevo ringraziare i nostri amici dell'Associazione Culturale di Eco Teatro Piccina Teatro. Vediamo un video in esclusiva per voi. Ringraziamo i nostri amici dell'Associazione Culturale di Eco Teatro Piccina Teatro e ringraziamo Opera Land, un progetto a cura di Fabiola Di Blasi e Luca Baracchini che ha l'obiettivo di divulgare teatro e balletto alle nuove generazioni. Bene, amici web ascoltatori, questa sera abbiamo con noi nel nostro salotto di Primo Piano Live. Anzi, abbiamo fatto un bellissimo progetto insieme con Chiara e presentiamo Chiara Palaia, la cantautrice e anche, come si suol dire, compositrice anche del mio inedito Amati. Ed è qui con noi Chiara Palaia. Ciao Chiara! Ciao Patrizia cara, ciao a tutti gli amici di Primo Piano Live, che bello ritrovarti. Grazie Chiara, grazie a te, veramente sono felicissima. Anzi, stasera siamo finalmente insieme dopo, Sì. veramente. Possiamo parlare di bellissimi progetti. Infatti, Chiara, dovete sapere, amici web ascoltatori, che è uscito anche un nuovo inedito, che adesso ne parleremo in pochi giorni. Ecco, Chiara, bellissimo e molto significativo anche il suo brano. Quindi, amici web ascoltatori, state con noi perché veramente stasera parleremo di tanti, tanti bellissimi progetti accompagnati dalla nostra musica. E intanto, veramente Chiara, sono felicissima di averti qui con noi. Grazie. Anch'io, grazie mille per avermi ospitato. Grazie ancora a te, Chiara. E ringraziamo anche i nostri amici che ci seguono da casa. Se avete delle domande in diretta per la nostra ospite, fatele nella pagina di Facebook La Penna del Web. Allora, ci sono nuovi iscritti alla... Eccoci, Chiara, nuovi iscritti alla pagina che mi hanno chiesto, quando abbiamo messo la locandina, chi è Chiara Palaia? Per i nuovi iscritti alla pagina. Allora, parliamo un po' di Chiara. Chi è Chiara? Allora, Chiara Palaia, è una ragazza, vabbè, ragazza, sì, dai. Una ragazza che ha iniziato, diciamo, a intraprendere, ecco, il percorso, ecco, musicale, intorno ai 10 anni, ecco, perché 10 anni, diciamo che ho capito che comunque potevo dirigermi verso il canto piuttosto che magari, perché la musica mi è sempre piaciuta fin da bambina. Infatti ascoltavo sempre le cassette in macchina, no? Ricordi quando c'erano le cassette, oppure la radio. Diciamo che anche i miei genitori mi facevano ascoltare anche tanta musica, però diciamo che intorno ai 10 anni ho sviluppato, ecco, questa passione, ecco, per il canto. Diciamo che quando cantavo mi sentivo bene, ecco, mi sentivo libera, era un po' una valvola di sfogo, essendo una ragazzina un po' timida, introversa, ecco, diciamo che la musica mi faceva stare bene in un certo qual modo, e ho capito lì che potevo, che diciamo che il mio posto sarebbe stato lì, ecco, magari su un palco, oppure magari in uno studio, ecco, di registrazione. E quindi è stata una piacevole sorpresa, perché poi sentendomi, ascoltandomi, comunque notavo che ero intonata, e quindi avrei potuto comunque continuare, iniziare a studiare e a sviluppare, ecco, questa passione.
Finché poi, diciamo che da sempre, magari all'inizio ho iniziato come interprete, ecco, di brani di altri, finché poi, diciamo, 8 anni fa, circa 2016, insieme a Sunil Rock, che è il mio compagno ormai, sia di vita che artistico, abbiamo, diciamo, unito le nostre forze, ecco, i nostri sogni, ecco, perché diciamo che era un sogno di entrambi, ovvero quello di fare musica, ecco, nostra. Quindi io, per quanto riguarda la parte comunque della scrittura dei testi, e Sunil per la parte compositiva, ecco, perché anche lui suona, diciamo che compone da quando era un ragazzino, da quando aveva 14 anni. A me è sempre piaciuta la scrittura, e quindi abbiamo unito un po' queste due sì, personalità, e sono usciti appunto. Ora all'attivo abbiamo quattro brani, ecco. Quindi è stato davvero bello, perché comunque è stato un bel percorso, ecco, musicale, sì. Quindi Chiara, quando è stato, diciamo, quando hai capito quindi che proprio la tua vocazione era da fare la cantante, ecco, quando l'hai capito? Allora, l'ho capito quando, magari non lo so, quando mi capitava le prime volte le prime volte che cantavo, no? Magari come si fa da bambini, no? Magari davanti allo specchio, no? Magari che ne so, con qualsiasi cosa uno trovava, come magari microfono, no? Che ti faceva da microfono, ecco. Magari, non lo so, mi emozionava cantare, non lo so, e c'era qualcosa quando cantavo che mi diceva che avrei dovuto continuare su questa strada. E poi comunque c'era anche mia madre soprattutto mi ha sostenuto molto, perché da bambina, agli inizi era lei che, diciamo, che magari chiamava i vari organizzatori di concorsi, di festival, no? Magari per esibirmi, oppure in TV. Diciamo che lei mi ha aiutato molto in questa, anzi, forse all'inizio, diciamo, ci credeva più lei in questa cosa che magari io, perché comunque essendo un tipo molto, come dicevo prima, molto timida, introversa, diciamo che avevo un po' di vergogna, ecco, a esibirmi, nonostante comunque c'era comunque la volontà, però purtroppo mi frenava un po' l'imbarazzo, ecco. Invece, devo dire, mia mamma, anche mio papà, mi hanno sempre portato comunque nei vari concorsi della zona. Comunque mi hanno fatto girare molto. Di questo sono contenta, perché purtroppo non sempre si è sostenuti dalla famiglia. Invece, nel mio caso è stato così, e sono stata fortunata, ecco. Ecco, questo è bellissimo, che la famiglia sostiene tantissimo durante il nostro percorso, vero Chiara? Assolutamente, se ci vuole qualcuno che comunque ti sostiene, una famiglia che ti sostiene, penso che sia la cosa più bella che ti possa capitare, ecco, assolutamente. Assolutamente, sono d'accordo. Bene, prima di presentare il nuovo brano di Chiara Palaia e anche il nuovo brano, appunto, scritto da me e Patrizia Gallina. Allora, intanto salutiamo Chiara, i nostri amici che ci seguono da casa, tra cui Unicamente EDM. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, e Francesco Zuffanti e molti amici che si stanno collegando adesso da casa. Intanto sentiamo il brano di Chiara e lo commentiamo, il nuovo brano. Parliamo, Chiara. Ok. Chiara, bellissimo! Already smile, vero Chiara? È Sì, bellissimo. smile, sorrido già. Diciamo che il brano si conclude con la frase. Già sorrido se ci sei, no? Quindi penso che questa sia la cosa più bella da dire a una persona, magari che si ama, o comunque alla quale si vuole bene. Quindi penso che per questo motivo questo brano sia un po' un inno, ecco, all'amore, un po' come il tuo brano, no? Hanno, diciamo, sì, qualcosa in comune, ecco, questi due brani. Esatto,
infatti ce l'hanno detto un po' un po' in ce l'hanno detto, infatti come mai c'è questa, abbiamo proprio i brani in comune, ecco, poi ne parleremo infatti tra pochissimo, perché il brano di Chiara parla anche di amore, vero Chiara? Sì, assolutamente, infatti l'ho pensato proprio, diciamo, per questo, cioè, nel senso, un brano da dedicare a qualsiasi cosa si ami, ecco, che può essere una persona, oppure, non lo so, l'amore per la natura, per la vita, per un animale, cioè, per qualsiasi cosa, ecco. Diciamo, sì, è un brano che un po' si distacca dai brani precedenti, perché, diciamo, su questo brano sono più diretta, ecco, mi apro di più magari all'amore, al sentimento. Invece, magari nei brani di prima tendevo un pochino a nascondere, c'era sempre l'amore, però era più in disparte, ecco, come dire. Invece questo è un po' più, è più chiaro come messaggio, Already Smile, sì. È vero, è vero, è vero. Tra l'altro, ho visto nel video Sunil, vero? Era lui che. Tra l'altro il videoclip è stato girato vabbè, in Calabria, quelle che vedete sono alcune zone di mare, località di mare tra le più belle della Calabria, in provincia di Cosenza, quindi sì, perché quale cosa più bella magari del mare, ecco, per magari parlare di amore, ecco, penso che quello sia la cosa più bella, ecco, il mare, diciamo che ispira sempre cose positive, ecco, sentimenti positivi, quindi assolutamente, ci stava tutto, ecco. È vero, tanto appunto volevo salutare Sunil, che appunto lui ha composto la musica, Sì. vero? La salutiamo Sunil, ciao Sunil, Ciao. ciao. Molto bravo Sunil anche a aver realizzato la musica e gli arrangiamenti, diciamo, dove è stato registrato, Chiara, il brano? Allora, il brano è stato registrato da un nostro amico che si chiama Mauro e lui ha curato anche il brano precedente Waiting. Invece i primi due brani sono stati registrati in una sala di registrazione qui, è la Lamezia Dissonanze, quindi diciamo che ora abbiamo continuato con Mauro perché diciamo che al momento è quello che ci ha dato il risultato più, non lo so, che fa per noi, ecco, quindi sì. Chiara, mi hai parlato di quell'amico, ti ricordi Sì, che. esatto, sì, è lui che praticamente ci ha prodotto la canzone, sì. Molto bravo, lo salutiamo anche lui, ciao Mauro, Ciao Mauro. ciao e lo ringraziamo appunto per gli arrangiamenti, per la registrazione del tuo brano, Already Smile. Ecco, prima di passare all'inedito Amati, che ne parliamo adesso subito con la nostra Chiara, volevo appunto ecco, capire, Chiara, come è nata l'idea del brano Already Smile? Allora, Ready Smile è nata praticamente ascoltando questa melodia. Perché devi sapere che diciamo, i nostri brani, quelli insieme a Sunil, nasce prima la melodia di questi brani e poi il testo. Perché diciamo che Sunil ha tante melodie da parte. Questa era una delle sue prime melodie che aveva fatto praticamente tanti anni fa e l'ha ripescata, poi me l'ha fatta sentire parecchie volte. Questo brano me l'ha fatto sentire già da anni, ecco, che l'avevo sentito. E mi aveva già colpito allora. E invece ultimamente ho voluto, diciamo, fra tutte le altre melodie che mi aveva fatto ascoltare, avevo scelto questa perché mi era rimasta già impressa da tanto tempo, ecco, che ce l'aveva nel cassetto. E volevo fargli un testo, ecco, volevo scrivergli un testo su questa melodia. E diciamo che me la immaginavo un po' così, magari, essendo che comunque nasce come ballad, come un brano molto comunque soft, ecco, rispetto magari al precedente che era più rockettaro. Sì, questo invece era un brano più dolce, quindi ci stava, ecco, proprio l'idea di due innamorati anche, no?
E quindi proprio mi calzava proprio quella, cioè secondo me questa melodia proprio stava bene su un testo d'amore, quindi è nato Ready Smile. Che bello, che bello. Quindi la musica che ha prodotto. Ah, mi dimentico Sunil. sempre il nome. Ecco, Sunil. È proprio di alcuni anni fa, allora. L'avevo conservata allora Sì. la Sì, chiave. questa qua era una delle sue prime praticamente melodie che aveva fatto da ragazzino, solo che lì diciamo che non c'era nulla, ecco, c'era solo una tastiera, una chitarra, poi diciamo che poi l'ha elaborata, ecco, quindi c'era solo una strofa e un ritornello, però finiva lì. Però mi aveva colpito proprio praticamente la melodia, l'andamento, e quindi è quella lì, il prossimo singolo sarà questo, perché non lo so, mi ispirava proprio questa melodia, mi ispirava proprio di scrivergli proprio un testo, e così è stato. Grazie. Complimenti davvero Chiara a tutte e due, a te e a Sunil, veramente meravigliosi. Ecco, e chi vi ha ripreso? Ho visto le riprese che sono state fatte, veramente bellissime, poi tra l'altro con il mare, come vi ho detto prima. Chi vi ha ripreso, Chiara? Chi è il videomaker della realizzazione di questo videoclip? Allora, i primi due brani, che erano It's Gold e Free World, ha curato diciamo tutto mio fratello Christian, che lui è videomaker anche, sì. E invece negli ultimi, sì, lo salutiamo, ciao Christian, sì, lui è videomaker, quindi è anche regista in una TV qui di Lamezia, quindi. E poi invece gli ultimi due singoli, Waiting, che è il precedente, Ready Smile, sono stati curati da me perché comunque questa è un'altra mia passione che forse non tutti conoscono, quella comunque del videomaking. Mi piace, ecco, diciamo che non, mi piace anche fare curare anche diciamo dei miei pezzi anche il videoclip, ecco. Quindi diciamo che io ho scelto la location, io ho scelto praticamente le inquadrature, tutto quanto, sì. Allora hai scelto tu, perché lui ha fatto solo le riprese, Cristiano, veramente No, ho incredibile. fatto tutto io, anche riprese, cioè tutto io, sì. Tutto da Bravissimi, me. Sì. bravissimi, Chiara, veramente. Grazie. Complimenti. Allora, intanto, ci sono altri amici che sono collegati adesso da casa, abbiamo parlato del brano Ready Smile e ora parleremo del nuovo inedito proprio scritto da me, da Patrizia Gallina e composto dalla melodia da Chiara Grande. Palaia. L'ho ascoltato, è uscito anche da poche settimane, Amati, e lo commentiamo, Chiara, ascoltiamo Amati. Ok. Chiara, bellissimo, vero? Mi commuove questo brano, non lo so, perché c'è qualcosa di magico, boh. Non ti so spiegare. C'è qualcosa veramente, sono commossa anch'io. Sì, ma infatti vi dicevo prima, dietro le quinte, che praticamente anche Sunil ha apprezzato il brano, anche, no, perché lui è molto critico, ecco, invece ha apprezzato anche la tua interpretazione, la tua voce, ecco, come hai cantato il brano, quindi, perché diciamo che forse io gli avevo dato un arrangiamento più rock, invece ascoltando il brano, secondo me hai fatto la scelta migliore, comunque a renderlo più delicato, più melodico, perché proprio si addice anche al tuo testo, ecco, perché è un testo molto bello d'amore, molto dolce, quindi è proprio azzeccato l'arrangiamento, quindi complimenti davvero per l'ottimo lavoro che avete fatto tu e chi ha prodotto il brano e Grazie, l'arrangiamento. grazie, veramente sei dolcissima, davvero Chiara, veramente. Grazie.
Veramente grazie. E intanto ci danno anche moltissimi complimenti da parte della mia mamma. Ciao mamma, Giulia. Buonasera, grazie. Ciao, e la zia, mia zia appunto che ci segue da Torino. Ciao a tutti. E intanto veramente, dopo Amati, che infatti il brano Amati è stato appunto scritto da me, appunto, da Patrizia Gallina, fatto da me, da Patrizia Gallina, ma la melodia è di Chiara Pallaia. Come è nata appunto Chiara? Vuoi raccontarci tu? Sì. Dicevamo in radio, no? Ti L'idea. ricordi l'altra, praticamente l'ultima volta che ci siamo visti? Io ospite da te, parlavamo quel brano, chissà. È vero, sì, me lo ricordo, Chiara, ti ricordi? È vero, è vero, è vero. Chiara? Diciamo, sì, Sì, no, è sentiamo. arrivata una chiamata, scusate, scusa. Diciamo che è stato un po' vabbè, inaspettato, perché non, io pensavo di non essere capace di comporre comunque una melodia, perché comunque io non mi sono mai cimentata, ecco, nella composizione, ecco, perché comunque io mi sono, per il momento, mi sono fermata alla scrittura dei testi, anche se mi è sempre piaciuto anche imparare poi a comporre. Quindi tu mi hai dato davvero l'opportunità, e sono davvero contenta che tu l'abbia chiesto a me, ecco, abbia scelto me. Diciamo per collaborare, sono davvero contenta di questo, ti ringrazio infinitamente. E io sono veramente felicissima, Chiara, di averti perché sei proprio una mia amica che, Grazie. come dicevo con l'intervista a Giuseppe, quando abbiamo fatto l'intervista, no? Con Giuseppe e anche con Nunzio e Giulia, ecco, Certo. io mi sono sentita subito a mio agio, ho capito tutto. Ora, appunto, che Chiara mi aiuta con la melodia, perché lei è veramente una ragazza dolce, che anche se tu hai le canzoni rock, Chiara, tu sei proprio sensibile anche come animo. Sì, molto sì. Ma diciamo che il rock poi è un po' anche una, come dire, non una maschera, però magari poi dietro magari quell'immagine un po' dura nella voce, poi c'è anche, poi comunque io sono anche molto melodica, ecco. Infatti l'ultimo brano, Already Smile, è un brano che comunque mi piace molto, cioè mi trovo anche a mio agio in quella veste un pochino più melodica, non solo magari nei pezzi più rockettari, ecco. Diciamo che è un po', ecco, sono due parti di me, ecco. Vedi, Sì. bene, veramente. Io ancora ti ringrazio tantissimo, Chiara. Infatti, poi con Chiara avremo un altro bel progetto insieme, vero, Chiara? Certo, speriamo di fare il bis, ecco, in maniera positiva. Sì. Infatti. Poi appunto volevo appunto ringraziare anche la collaborazione con Marcello, appunto Vigoncial, il mio videomaker, e Andrea Anzanti per la realizzazione della musica e degli arrangiamenti, che è stato registrato presso il suo studio di registrazione. Grazie veramente, e grazie Grazie che mi ha anche contattato e mi ha fatto i complimenti per la melodia, e lo ringrazio di cuore. Sono contenta che sia piaciuta anche a loro. Sono onorata, grazie mille. Grazie Chiara, veramente grazie a te. E intanto, Chiara, vogliamo prima di chiudere questa bellissima puntata ricordare dove ti possono trovare anche col brano Already Smile, Chiara? Sì, allora il videoclip lo potete guardare su YouTube, il mio canale Chiara Palaia e Sono in Rocca. Lì ovviamente trovate le mie novità musicali, anche perché ora stiamo preparando un nuovo singolo che speriamo di far uscire per i primi mesi del 2025, ma comunque speriamo di farlo uscire prima possibile, ma comunque siamo al lavoro. E poi potete trovarci comunque su tutte le piattaforme musicali, ecco. Poi comunque se mi volete contattare, sono su tutti i social, quindi mi trovate un po' ovunque.
Bene, veramente Chiara, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, sei sempre gentilissima e dolcissima, grazie di cuore davvero, perché sono, ormai è un anno sarà che ci conosciamo, ma sembra davvero che siamo vicine, ecco, siamo lontane purtroppo come distanza geografica, però è come se siamo vicine poi, no? È C'è questa... vero, è vero, anche se siamo lontane, ecco, ma c'è sempre veramente questo pensiero che è proprio anche il cuore che ci unisce con la nostra amicizia, vero Chiara? Assolutamente sì. Speriamo di poterci conoscere di persona, dai, sarebbe bello. Realizzare questo bellissimo museo per Chiara, vero? sì, sarebbe bello davvero. Sì, è vero, ma speriamo presto allora. Io veramente, Chiara, ti ringrazio ancora di essere stata ospite con noi a Primo Piano Live. Ringraziamo la mia amica cantautrice Grazie mille. Chiara Raia di essere stata ospite qui con noi a Grazie a te. Primo Piano Live. Grazie, Chiara, e salutami su Nil. Veramente grazie ancora. Grazie. Ti aspettiamo presto, Chiara. Un A abbraccio grande. presto. Ciao, Chiara. Salutiamo anche i nostri amici che ci hanno seguito. Salutiamo gli organizzatori, la cantante Giovanna Nocetti, il pianista Roberto Barrali e il tenore Filippo Pina Castiglioni. Ringraziamo l'ufficio stampa Alessandro Paola Schiavi. Ringraziamo Eco Teatro, Officina Teatri e Opera Lei. Rinnovo l'appuntamento. A chi fosse interessato a partecipare ci può contattare redazione a operalive2022@libero.it. E noi, amici web ascoltatori, ci vediamo intanto domani sera alle 19 con Stadio Calcio, condotto dalla vostra Patrizia Gallina. E ci vediamo venerdì alle 21 con Primo Piano Live. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata da Patrizia Gallina e da Chiara Palaia. Ciao a tutti, ciao Ciao, Chiara, ciao. ciao, un grandissimo, ciao.